Era il giorno di Pasqua del 1722, quando un navigatore dell'Europa conosciuta, del mondo conosciuto, del vecchio continente, sbarcò per la prima volta qui, sull'isola di Pasqua, e la chiamò isola di Pasqua proprio perché era quel giorno, il giorno di Pasqua. Il suo nome era Jacob Roggeveen. Già qualcuno prima di lui probabilmente aveva avvistato quest'isola, forse qualcuno era già sbarcato, ma ufficialmente lui risulta essere lo scopritore. Una volta arrivato sull'isola ebbe immediatamente uno scontro violento con gli abitanti di questo luogo, ne morirono una dozzina, ma poi si cominciò a parlare e Jacob Roggeveen cominciò a scambiare delle idee e dei contenuti con il re dell'isola. E sentite cosa si dissero. Sono il re degli ultimi discendenti di un antico popolo, gli ultimi sopravvissuti di un'antica razza. Ed è proprio questa la prima domanda alla quale proveremo a dare una risposta. Quale popolo o razza arrivò qui? Quest'isola troviamo delle mura che potremmo definire ciclopiche, grandi e con degli intarsi, con degli incastri veramente incredibili. Ma la cosa più incredibile è un'altra, che questo tipo di costruzione, questo tipo di allineamenti, questo tipo di fusione tra i vari blocchi, la ritroviamo in altri luoghi, lontani migliaia di chilometri, ma esattamente vicini e sovrapponibili come tecnica di costruzione. Gli stessi incastri, sembrano le stesse mani che hanno sistemato le pietre a Sacsayhuaman, a Cusco, sul Machu Picchu, di fronte al Tempio della Sfinge, ad Abydos, nel nucleo centrale di Stonehenge. Ecco qui, guardate, questo è un esempio chiaro e lampante. Guardate questo incastro, l'incastro di questa pietra sembra fatto da mani che erano in grado di modellare la pietra. Sono testimonianze proprio di roccia, perché la roccia è l'unica cosa che attraversa il tempo per migliaia e migliaia di anni. Insomma, è lo stesso materiale della terra che sopravvive a qualunque popolazione e a qualunque civiltà. I misteri e le sorprese intorno all'isola di Pasqua sembrano realmente non finire mai. Un'isola che è rimasta nei nostri occhi e nei nostri cuori. Un'isola nata dalla volontà, naturalmente, tra virgolette, di tre vulcani. E proprio i vulcani sembrano dare una risposta alle pietre esagonali che abbiamo visto qua in riva al mare. Si tratterebbe proprio di un particolare tipo di eruzione, un raffreddamento altrettanto particolare che avrebbe creato questi prismi esagonali di pietra. Quindi un'opera della natura e non dell'uomo, della leggenda, come abbiamo ascoltato. E non è tutto. Come vi avevamo accennato all'inizio, c'è qualcosa che riguarda ancora questa terra. In particolar modo stiamo parlando di Re Artù, di Mago Merlino e di Stonehenge. Qualcosa che, guarda caso, tocca ancora l'incredibile mondo dei giganti. Goffredo di Monmouth, nella Vita Merlini, 1140, una delle prime opere dedicate alla saga di Re Artù, cita un enorme complesso circolare composto da grandi pietre. Si tratta della Chorea Gigantum, ovvero della danza dei giganti, che si trovava in Africa. Da lì un popolo di titani l'avrebbe portata in Irlanda, sul monte Killarus, come mausoleo per i 460 nobili guerrieri di Aurelio Ambrosio. Il mago Merlino, su ordine del padre di Re Artù, avrebbe poi trasferito, grazie ai suoi poteri magici, quel colosso di pietra dall'Irlanda alla sua sede attuale, in terra inglese, la sacra Stonehenge. Ma non è tutto.
Nella tomba ritrovata dai monaci di Glastonbury, che un'iscrizione indica proprio come la sepoltura di Re Artù, furono ritrovati due scheletri. Uno di donna, l'altro di uomo. Un uomo alto quasi 2,5 metri. Per l'epoca in cui sarebbe vissuto Artù, il V secolo, praticamente un gigante. La tomba di Artù a Glastonbury presenta un'altezza superiore, almeno doveva ospitare un corpo che superava i 2,50 m, e di conseguenza era probabilmente quella di un essere che aveva un'altezza notevole per l'epoca. È probabile quindi che Artù fosse un re e fosse considerato re in quanto legato ad una stirpe divina associata ai giganti. Questo però non lo possiamo dire con certezza, basiamo questa congettura solo sulle dimensioni della sua tomba. Come d'altronde oggi, gran parte delle testimonianze sui giganti vengono fondamentalmente occultate. Quando in archeologia si trova un reperto scomodo, in questo caso stiamo parlando appunto di ossa che superano la dimensione normale, normalmente vengono occultate o distrutte. Questa è una testimonianza che mi viene fatta anche da archeologi che hanno lavorato con me e che collaborano con me, per cui è qualcosa che posso dire con certezza. Lo stesso Wayne May, che ha scoperto delle ossa di giganti nello Utah, tiene la scoperta, o meglio, il luogo dove questi scheletri sono stati scoperti, del tutto segreto, proprio perché ha paura che le ruspe, come in altri casi da lui stesso testimoniati, sono passate a distruggere le testimonianze di questi popoli dall'incredibile altezza nel passato. Quindi fondamentalmente ci troviamo di fronte a qualcosa che è sicuramente scomodo, ma che richiede di essere studiato, perché grazie alla forza e alla perseveranza di studiosi che hanno ritrovato questi reperti al di fuori dell'ambito ufficiale, li stanno preservando e li stanno mettendo a disposizione degli scienziati che in qualche modo potrebbero presto fornirci le prove di una grande civiltà, anche in senso appunto di altezza fisica, nel passato. Torneremo presto sulla tomba di Artù, attraverseremo questa gola, ripercorreremo questo ponte di corde sul vuoto che idealmente unisce Irlanda a Scozia. Arriveremo fino a Stonehenge per fare una puntata realmente speciale, una puntata ciclopica, sempre in stile Voyager.